Mi viene 30. Ok, dopo 30 anni. E nella successiva vita, come ti chiamerai? Barbara. Ok. In che paese vivrai? Bene. Inghilterra. E qual è il motivo principale per cui ti reincarni nel corpo di Barbara? Per imparare a essere felice come donna. Adesso dimmi se la vita di Barbara è stata scelta per te o tu collabori nella scelta del tipo di vita che sarà poi quella di Barbara. Scegliamo insieme. Bene. E cosa scegli tu? Una vita molto tranquilla, sposata con dei figli, normale. E il tuo spirito guida cosa sceglie invece? Ma non è che sceglie delle cose diverse da me, sono le linee guida. L'intento è quello. Ok, e tu durante questi 30 anni, tra la vita di Stefania e la vita di Barbara, cosa fai? Sono nella luce dorata. E hai qualche lavoro da svolgere in questa luce dorata? No. Non hai niente da fare? Mi sembra di no. Soltanto riposare? Sì. Chiedi al tuo spirito guida che se sei stata tu a scegliere lui o è stato lui a scegliere te o cosa, per quale motivo vi siete incontrati proprio voi due. Lui ha scelto me. Chiedigli perché. Perché avevo delle avevo delle potenzialità. Cioè, quali sarebbero queste potenzialità? Capire. La bontà, la connessione. Ok, adesso chiedigli al tuo spirito guida se anche lui ha avuto un corpo umano. Sì. Chiedigli se si reincarnerà ancora o non ne ha più bisogno. No, ha detto che non si ricarda più. Ok, digli, chiedigli quante vite in un corpo umano ha vissuto. Tante, dice tutte quelle che sono state necessarie. Non riesce a darti un numero? No, credo che non voglia. No, Ah, non vuole. Ah, chiedigli se non vuole o se non può. non vuole. Ah, non vuole, ok. Digli se riusciamo ad immaginare. Se, vabbè. Ok, lasciamo stare. Adesso che sei lì con lui,
Chiedigli se possiamo fargli delle domande per capire noi umani qualcosa in più per poter aiutarci ad evolverci. Chiedigli se possiamo fargli ancora delle domande. Ha detto va bene. Ok. Voglio sapere, vogliamo sapere, chiedigli chiedigli chi sono questi extraterrestri che, tra virgolette, rapiscono gli uomini. Ce ne sono di diverso tipo? Sì. Quanti tipi? Dunque. Sei o sette? Sei o sette tipi. Lui li conosce tutti? No, non tutti, dice. Chiedigli se noi siamo stati questi extraterrestri, se ci siamo incarnati nei corpi di questi extraterrestri, o se lo faremo, o se no. Nel tuo caso specifico, nel tuo, Stefani, come essere umano, però riferito a te più che altro. Ah. È perché il tuo spirito guida, non vogliamo neanche... Andrò dove... Andrò nel posto giusto, nel pianeta giusto, in base al mio grado evolutivo. Ecco, quello che cerco di sapere è se questi extraterrestri che rapiscono, diciamo in un certo senso, gli uomini, sono in uno stato evolutivo, diciamo, più basso o più alto rispetto a quello dell'essere umano. È una cosa, questa comparazione è una cosa che non è possibile fare perché diversi sono stati i percorsi e quindi non sono uguali i parametri. Ok, ho capito benissimo. Cioè, non è detto che dobbiamo fare per forza quel percorso. Okay. Loro hanno fatto un percorso, noi ne abbiamo fatto un altro, quindi non si può dire... Ok, chiedigli se questi percorsi in una certa maniera c'è la possibilità che si incrocino, cioè... Digli se c'è la possibilità che un essere umano possa essere uno di loro e viceversa. Per un essere umano diventare uno di rincarnarsi in uno di loro, sì. Per loro incarnarsi in un essere umano, non nell'immediato. Bene. E da cosa dipende il fatto che un essere umano possa incarnarsi in un corpo come quello loro? Qual è la condizione perché ciò avvenga? Il grado evolutivo dell'essere umano, la consapevolezza dell'essere umano. Se è consapevole, arriva al loro livello di consapevolezza, può incarnarsi in uno di quei mondi. Perché fanno i rapimenti? I cosiddetti rapimenti, abductions. Dunque, si può dire che quello che... dunque... fanno questi rapimenti perché
il loro percorso li ha portati a essere carenti di determinate cose, loro cercano di rimediare facendo in questo modo perché è l'unico che riescono, cercano fuori da loro e non cercano dentro di loro, quindi derubano, prendono dove trovano quello che gli serve. E lo troveranno mai se fanno così? È parte del loro percorso fare questi tentativi, parte della loro crescita. È come quando uno sbaglia e poi dopo si corregge e poi riprende e prende un'altra strada. Okay. E fa parte della loro crescita. Ok. Cosa cercano negli esseri umani? Dunque, loro ci invidiano. Loro vorrebbero prendere delle scorciatoie, non vogliono fare il lavoro di crescita personale e di consapevolezza. Quindi cercano delle scorciatoie, no? Pensando che sia nel corpo e invece poi è nell'anima e loro vogliono l'anima, ma cioè, non l'avranno così. Perché anche comunque loro hanno un'anima ma non lo sanno. Ok. Chiedigli se quali sono gli effetti collaterali, se così vogliamo dire, o i danni che possono fare questi extraterrestri negli uomini che rapiscono, diciamo così. L'essere umano, quali danni può ricevere se li riceve? Non fanno danni maggiori di quello che l'uomo fa a se stesso. Ok. Perché si sceglie un uomo da un altro? Da cosa dipende la scelta di una persona o un'altra nei casi di adduzione? Dalla genetica. Cioè? Cioè se l'uomo assomiglia geneticamente di più oppure anche di meno. Gli estremi. Come c'è la possibilità che non riescano a rapire un essere umano per cause per cause esterne dalla loro volontà? O meglio, mi esprimo meglio. È possibile che un essere umano non si lasci afferrare da loro a causa di qualche condizione che appartiene a lui, essere umano? C'è qualche condizione particolare dell'essere umano per cui è intoccabile da questi extraterrestri? È l'amore il segreto di ogni cosa. L'uomo che ama, l'uomo di vibrazioni elevate, l'uomo consapevole, non può essere preso. Ma loro ci provano? Sì, loro sono attirati. Ma non ci riescono? Non ci riescono, loro... quando loro incontrano degli esseri umani di questo tipo ci provano sempre, però non ci riescono. Il rapimento avviene in forma spirituale o in forma fisica? Dipende da quello che vogliono. È possibile che sia fisico? Può essere anche fisico. Dipende da quello che vogliono. Può essere anche solo spirituale? Non è una definizione esatta. Ok. Un'altra domanda. Sappiamo che ci sono gli spiriti che rimangono attaccati a questa dimensione terrena e che non riescono ad andare nella dimensione spirituale che gli appartiene, e spiriti che invece sono in queste dimensioni spirituali a cui appartengono. E sappiamo come trattare gli spiriti che
rimangono qui attaccati alla terra per mandarli alla luce. C'è qualche trattamento, diciamo, simile che noi possiamo attuare con gli extraterrestri, così come facciamo con gli spiriti? Mi spiego meglio. C'è una maniera in cui noi possiamo aiutare questi extraterrestri che fanno le adduzioni, che fanno questi rapimenti? Aiutarli in che senso? Aiutarli a capire che il percorso che stanno facendo è quello sbagliato e a non lasciare né che gli esseri umani né che loro stessi si trovano in una situazione così simile a queste che vediamo, che abbiamo visto fino adesso. Potranno essere aiutati quando saranno pronti per essere aiutati. Sono loro pronti per essere aiutati adesso, in questo momento? Mica tutti. Alcuni fra loro. In che maniera? Tanti altri potete... no. Quando loro muoiono, il loro spirito dove va? Va negli stessi posti dove va lo spirito dell'uomo? Ah, un centro di raccolta. Un centro di raccolta e smistamento. Ok. Ci sono luoghi diversi per... gradi, okay, diversi di evoluzione. Okay. Quanto dura la vita di un extraterrestre rispetto a quella umana? Da 2 volte tanto fino a 10 volte tanto. Sono... Anche loro hanno un processo di reincarnazione come quello umano? Ce l'hanno anche loro, sì. Come fanno ad avere una tecnologia così avanzata? Da dove la prendono? Da dove l'hanno presa? Hanno sviluppato capacità diverse da quelle che hanno sviluppato gli esseri umani. Ok. Va bene. Chiedigli se c'è qualcosa che vuole aggiungere sugli extraterrestri che non ho chiesto e che l'informazione potrebbe essere importante per me per il lavoro che svolgo e che voglio svolgere. Fare delle domande senza avere chiaro cosa domandare non rende facile la risposta. Ok, chiedigli un consiglio, se lo vuole dare e se lo può dare, per me. Che ti guidi l'amore. Chiedi un consiglio per te, nella vita di Flavia. Che impari ad avere più fiducia. Ok. Adesso vorrei rivolgergli le ultime domande, se possibile, poi chiudiamo la sessione perché comunque il tuo corpo deve riposare. C'è un dispendio di energie notevole. Voglio fargli alcune domande riguardo agli animali sul pianeta Terra. Chiedigli: chi sono gli animali sul pianeta Terra? In che senso chi sono gli animali?
Anche loro hanno un processo evolutivo come ce l'abbiamo noi esseri umani e come ce l'hanno gli extraterrestri in altri pianeti? Tutti gli esseri viventi hanno un processo evolutivo. È giusto che gli esseri umani mangino animali per nutrirsi? Assolutamente no. Per adesso non ho più nessun'altra domanda da fare. Ringrazio il tuo maestro per essere stato presente, per aver risposto alle nostre domande. Salutalo anche tu, Flavia. Nel frattempo rientra nell'essenza di Flavia. Rimani sempre in quella dimensione, però nell'essenza di Flavia. E preparati per ritornare indietro. Ringrazio e saluto il tuo maestro e quando l'hai fatto mi avvisi e ritorniamo indietro. Sì, bene. Ok Flavia, ti senti pronta per ritornare al tempo presente da dove ti sto parlando e al luogo dove il tuo corpo riposa, su quella poltrona? Va bene. Adesso conto da 1 a 5 e mentre lo faccio tu piano piano rientri nel tuo corpo, nella tua mente, per riaprire gli occhi al numero 5, risvegliarti. 1, 2, 3. Qualsiasi dolore o qualsiasi indolenzimento dovuto alla posizione scompare in questo momento e tu ti senti felice e piena di energia. 4 e 5. Flavia, apri gli occhi e piano piano ritorna al tempo presente. Sei? Sì, ci sono. Ok, come ti senti? Stanca. Immaginavo. Una sessione non può durare più di 1,5-2 ore perché è un dispendio di energie notevole. Va bene, io stacco intanto la conversazione.